Domizio Clensi, sindaco di Travacò, se ne parlava da quasi 40 anni. Sembra forse che questo possa diventare realtà. La strada di collegamento nuova tra Travacò e San Martino. Sì, è proprio una realtà, devo dire, perché finalmente siamo riusciti a presentare il nostro progetto in regione, noi insieme al Comune di San Martino e insieme all'amministrazione provinciale. E la Regione ha apprezzato il nostro progetto, che vedeva anche la disponibilità e il partenariato di tutti gli imprenditori che hanno le loro attività sulla zona artigianale di Travacò, in area di Via del Tovo, zona rotta. E quindi il progetto è piaciuto, il progetto avrà un finanziamento importante di 2 milioni e il resto, perché come dicevo è un progetto importante che costerà, realizzato, quasi 3 milioni, cioè 2 milioni e 970 mila per la precisione, e troverà appunto finanziamento da parte della Regione e un cofinanziamento da parte del Comune di San Martino, del Comune di Travacò e dell'amministrazione provinciale. L'aspettavamo da tanto e adesso sta diventando una realtà. Un impatto molto particolare, specialmente, so che è difficile parlare in questo momento di alluvioni vista la siccità, però molto spesso Travacò è stata veramente a rischio durante le alluvioni. Tra l'altro ricordiamo che la confluenza tra Po e Ticino è proprio sul nostro territorio, siamo quindi noi. Entrambi i fiumi. Certo. Quindi direi anche una notizia molto positiva per quanto riguarda i cittadini e per la loro sicurezza. Sì, sicuramente è una strada che ha una grande utilità pubblica. Per quanto riguarda la sicurezza, diventa una possibilità in più nel momento in cui ci sia la necessità di dover andare via da Travacò, proprio perché magari, visto che noi siamo in una situazione di rischio idrogeologico, essendo, come dicevi prima tu, proprio in mezzo ai due più grandi fiumi della Lombardia, se dovessimo avere necessità di uscire dal paese, questo diventa una forma di sicurezza assoluta, perché le altre due strade d'uscita sono un argine che quindi in un momento di difficoltà non è percorribile e una strada che finisce in un imbuto di un semaforo a San Martino. E quindi sicuramente l'impatto rispetto alla sicurezza è notevole. E per quanto riguarda il tracciato? Il tracciato parte dall'incrocio attuale Mezzano Colonne, Via del Tovo, e arriva alla rotonda prima della Bennett, in zona San Martino, dove c'è il Parco della Castellana, più o meno. Dove c'è il centro anziani nuovo, se non erro. Esattamente, dove c'è il nuovo centro anziani, Arcobaleno Park. E quindi un collegamento diretto anche con la tangenziale. Assolutamente sì, il valore aggiunto di questa strada è che toglie tutto il traffico dalla rotta e da San Martino Centro, via Roma, via Turati, e ci collega direttamente con la tangenziale. Nell'incontro fatto appunto con i cittadini, dove abbiamo visto veramente una grandissima partecipazione, sì. Forse molto inaspettata oltretutto. No, c'era tanta gente, sì, è vero. E a questo punto si parlava, sì, è un'ipotesi, anche di una possibilità di un'interconnessione per quanto riguarda anche il trasporto pubblico. Sicuramente la strada sarà una strada adatta al traffico pesante, quindi sicuramente anche al trasporto pubblico. E questo è uno dei nostri obiettivi che stiamo cercando di raggiungere da tanto tempo. Forse questa strada ci permetterà magari di poter facilmente deviare qualche mezzo pubblico che attualmente attraversa solo San Martino e di averlo anche verso il nostro territorio. Però è tutto un discorso da fare ovviamente quando la strada ci sarà. Chi agevolerà maggiormente nel territorio di Travacò questa strada? Allora, sicuramente tutti i cittadini di Travacò, perché ci alleggerisce moltissimo il traffico e ci facilita nell'andare verso la tangenziale o verso i centri commerciali. È di grande utilità però anche per le imprese, per le attività imprenditoriali che abbiamo sul territorio, perché sicuramente sarà più semplice
il passaggio dei mezzi pesanti che portano il materiale e, trasportano poi i manufatti finiti, e quindi per quello è stata molto apprezzata anche dagli imprenditori, perché è un incentivo anche a migliorare e ampliare la propria attività. E naturalmente le tempistiche. Allora, le tempistiche sono all'interno del cronoprogramma di Regione Lombardia. L'idea è quella di arrivare entro la fine di giugno a firmare l'accordo con Regione. Mi auguro di riuscire, che riusciremo a stare dentro questi tempi, perché c'è tutto un iter che deve partire di variante di PGT, di conferenza di servizio, perché è un'opera che coinvolge, oltre ai comuni e ai proprietari terrieri, coinvolge anche il Parco del Ticino e il Consorzio Bonifica Est Asesia. I tempi per la realizzazione dell'opera sono i tempi dettati da quelli che sono i finanziamenti del PNRR, ovvero sia le opere devono iniziare e finire nell'arco di 36 mesi, per cui... Quindi ottima, quindi una collaborazione da parte appunto Comune di Trabacò, Comune di San Martino, vogliamo ricordare il sindaco Zocca, amministrazione provinciale a questo punto, e Regione Lombardia, se non erro. Assolutamente, l'assessorato al sviluppo economico è quello che ha preso in carico il nostro progetto e che ha deciso di finanziarlo, considerandolo un progetto davvero, come dire, utile anche proprio allo sviluppo economico, oltre che al miglioramento della vita dei cittadini.